Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net, ci troviamo a Roma negli uffici di ZTE, sono stati presentati oggi i nuovi prodotti che arriveranno sul mercato nei prossimi giorni, uno già è arrivato, è questo l'Apex, il Blade Apex 2 distribuito da TIM. Tutti e tre gli smartphone sono basati sul sistema operativo Android, questo è il Blade C2, il più piccolo del trio, verrà venduto a 89 euro, arriverà sul mercato verso metà luglio, anche questo basato sul sistema operativo KitKat, andiamo un po' a vedere all'interno del menu. Come detto, abbiamo già la versione 4.4.2, davvero molto comodo da utilizzare, bella anche questa back cover realizzata in policarbonato lucido, le dimensioni sono di 126.4 x 64.8 x 10.3 mm di spessore, peso contenuto 135 grammi, display da 4 pollici di diagonale, 800x480 pixel, 16 milioni di colori, sono supportate le 4 bande GSM, GPRS ed Edge, dual band UMTS HSPA Plus e abbiamo poi l'USB 2.0, Bluetooth 3.0 e il wifi. La batteria è da 1600 mAh, abbiamo poi una fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash a LED e una fotocamera anteriore da una bugia da 0.3 megapixel. Quindi arriverà verso metà luglio, 89 euro. Passiamo invece al Apex 2 che arriva sul mercato come il device con supporto alle reti LTE più economico. Verrà infatti in vendita a 129,90 euro, come detto disponibile solo con TIM. Per ora c'è la colorazione nera, questa è la colorazione bianca che arriverà invece prossimamente. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, anche questo smartphone è basato su Android KitKat, abbiamo invece un processore Qualcomm Snapdragon 400, un quad core da 1.2 GHz, supporto come detto alle reti LTE. Per quanto riguarda invece le dimensioni, abbiamo 136.4 x 67.3 x 9.6 mm di spessore, il peso è di 149 grammi. Per quanto riguarda invece il display, 4.5 pollici di diagonale, abbiamo poi il supporto alle 4 bande GSM, GPRS ed Edge e UMTS HSPA Plus a 42 megabit per secondo in download e 5.76 in upload. Per quanto riguarda invece l'LTE, non l'ho detto prima, abbiamo un categoria 4, quindi 150 megabit per secondo in download e 50 megabit al secondo in upload. Per quanto riguarda la memoria, 1 giga di memoria RAM, 8 giga di memoria integrata espandibile, fotocamera posteriore da 5 megapixel con autofocus, abbiamo poi ovviamente wifi, bluetooth, GPS integrato. Veniamo infine al top di questo trio di smartphone, lo ZTE Blade L2, processore quad core di MediaTek, 1.3 GHz, sempre Android in versione KitKat, andiamo subito a vederlo all'interno del menu, interfaccia utente così come un po' per tutti i device, ad eccezione dell'Apex 2 che ha una personalizzazione di TIM, abbiamo su questi device praticamente l'interfaccia stock di Android senza particolari personalizzazioni. Per quanto riguarda le dimensioni di questo Blade L2, 142.5 x 72.2 x 8.95 mm di spessore, il peso è di 166 grammi. Il display da 5 megapixel, risoluzione di 480x854 pixel, abbiamo il supporto alle 4 bande GSM, dual band UMTS HSPA Plus a 21 megabit per secondo in download, ovviamente non manca l'USB 2.0, il Bluetooth 3.0 e il Wi-Fi BGN monoband, batteria da 2000 mAh, 1 giga di memoria RAM, 4 giga di memoria integrata espandibile, abbiamo poi una fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e flash LED, una fotocamera anteriore da 1 megapixel. Questo smartphone arriverà invece sempre verso metà luglio al prezzo di 149 euro. I device di ZTE saranno distribuiti in Italia da Zap, un'azienda con la quale ZTE ha stretto una partnership, ovviamente non vediamo l'ora di poter approfondire il discorso su questi smartphone e li proveremo sicuramente nelle prossime settimane. Per ora è tutto, un saluto da Antonio Monaco per Telefonino.net.